Ma se questo è vero, allora cominciare ad osservare, spostare l'attenzione sulla cavalcata dei pensieri e delle emozioni significa esattamente cominciare a riconoscere la vostra disconnessione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire disconnessione? Semplicemente il fatto che voi non siete assolutamente dei soggetti unitari, no? La bella unità di età e coerenza fra pensieri, emozioni e azioni, ma siete un campo spazzato dal vento in cui trottano i pensieri e trottano le emozioni. Se io comincio ad osservare sempre più i pensieri e le emozioni da questo punto di vista, cosa comincio a notare? Se io li guardo attraverso la lente del contenuto, cosa noto normalmente, soprattutto quando un fatto è importante per voi? Quando una situazione, diciamo, è importante per voi, cosa noto? Più che noto vengo catturato. Sì, ma cosa noto nell'essere catturato? Che c'è un groviglio. Sì. Che c'è un groviglio, giusto? E l'attenzione viene posata sul groviglio. E il groviglio vi piace? Solitamente no, anzi, un po' vi disgusta, un po' vi dice, ma lasciami perdere. E non vi lascia perdere quel groviglio, sempre lì, giusto? E magari il giorno dopo è ancora lì. E magari il giorno dopo ancora lì, magari sfumato perché la vita presenta altro e via dicendo. E quindi la strana faccenda è che quanto più voi siete catturati dal contenuto, tanto più siete aggrovigliati. E da qui che sorge l'identificazione. L'identificazione non è mai, come dire, rispetto alla cavalcata dei pensieri, è rispetto al contenuto, è il contenuto che s'aggroviglia perché varia in continuazione sotto l'onda del variare dei pensieri e delle emozioni. Ma se questo è vero, allora è altrettanto vero che più io sposto l'attenzione rispetto alla cavalcata, più posso scoprire qualcosa che di solito non vedo mai. Quando voi vedete il groviglio, vedete qualcosa che non vi piace, no? A meno che siate talmente identificati nella vostra rabbia che in quel momento davvero fate assurgere la rabbia quasi come una liberazione dentro di voi. Ma dubito che questo poi continui. Un po' alla volta quella rabbia vi fa veramente male, 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 male dentro, no? Indipendentemente da cosa fa l'altro. Torno a ripetere, se io sposto l'attenzione su la cavalcata, che cosa diventa quel groviglio? Cosa diventa? Abbiamo detto che dal mio punto di vista voi siete un campo, o se vogliamo una pianura attraversata da questa ridda di cavalli impazziti, cioè di cavalli un po' selvaggi, diciamo meglio, no? Che trottano, galoppano, si imbizzarriscono, tornano indietro, si ripresentano e vanno e vengono e vanno e vengono. Se voi la vedete nel loro contenuto, questo è un terribile groviglio. Se io lo vedo dal punto di vista che ogni fatto nasce e muore, anche un pensiero nasce e muore. È un ostacolo quello, è un ostacolo quel groviglio. Quel groviglio diventa un ostacolo. Nel primo caso, sì, quel contenuto è proprio un ostacolo alla mia quiete. Oh, cosa sto dicendo? Alla mia quiete, poi la riprendiamo questa questione, eh? La riprendiamo. Perché voi sapete che la via della conoscenza pone, non come fine, ma pone come requisito essenziale alla scoperta della profondità della vita una mente quieta. E non una mente eccitata. Ho detto una mente eccitata, non sollecitata, perché la vita sempre vi sollecita, cioè vi pone in continuazione una varietà. Ma un conto è la sollecitazione, un conto è l'eccitazione della mente. Torniamoli. Allora, nel momento in cui osservo la cavalcata dei pensieri e veramente comincio a capire, perché l'esperimento, che questa cavalcata non parla di me, ma parla di altro da me, in quello stesso momento qualcosa succede dentro di voi che non cancella il contenuto. Voi sarete ancora sballottati alle volte del contenuto, alle volte sarete attratti, come dire, dalla cavalcata. Quanto più posate l'attenzione, perché si forma un'abitudine. Dopo la riprendiamo. Ma quanto più io lascio spazio all'osservare la cavalcata dei pensieri, tanto più scopro che questa cavalcata in sé è una piccola meraviglia.